diciamo, se vede anche gli Ultras andargli contro, può essere che finalmente capisce gli errori che ha fatto. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teldarion e oggi siamo qui riuniti per parlare di una cosa, perché ieri sera è successa una cosa importante che secondo me merita un video. Prima di parlarne, però, come sempre, iscrivetevi ragazzi, perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratis, e poi attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ieri ragazzi è stata una giornata importante non solo per il Napoli ma anche per l'Italia in generale, perché ieri ci sono state le partite in Europa e Conference. È stata una serata ieri molto molto positiva e sotto certi aspetti anche storica per il calcio italiano, specialmente per l'Atalanta. Ragazzi, io voglio un attimo aprire la parentesi sull'Atalanta, voglio fare veramente i complimenti all'Atalanta e in generale, perché la vittoria di ieri ad Anfield è un qualcosa che secondo me rimarrà storia e che se ne parlerà parecchio, ed è una cosa sicuramente per cui i tifosi dell'Atalanta devono andare fieri, perché comunque andare ad Anfield, battere 3-0 il Liverpool che si sta lottando la Premier League, un Liverpool comunque imbottito di qualità e di giocatori importanti. Ok, era l'Europa League, però vai ad Anfield, vinci 3-0 in una partita comunque tutto sommata movimentata, comunque lo sappiamo, contro gli inglesi diciamo le partite sono sempre così movimentate, belle, spettacolari. L'Atalanta batte 3-0 al Liverpool, doppietta di Scamacca, che guardate caso lo scambio prima di Napoli-Atalanta al Fantacalcio, e guarda caso comincia a fare gol da tutte le parti, va bene. Grande vittoria. Ora, non voglio tirarla all'Atalanta, però, cioè, con un 3-0 in trasferta, se al ritorno non passi il turno, veramente devi soltanto fare un mezzo suicidio per buttare all'aria la semifinale di Europa League, una semifinale che probabilmente sarà contro il Benfica, che ieri ha vinto. E dall'altra parte, diciamo, nell'altra metà del tabellone, il Leverkusen batte 2-0 West Ham. Leverkusen quest'anno, ragazzi, sta facendo un campionato assurdo. Ho visto tipo 42 vittorie, cioè 42 partite senza mai perdere. Domenica vinceranno il loro primo scudetto della storia. Sono anche in finale di Coppa di Germania, se non sbaglio, quindi potenzialmente hanno, diciamo, tra le mani un triplete. Sono molto indeciso se vedere in finale un'italiana o il Leverkusen, perché comunque la semifinale che aspetterà una tra Milan e Roma è una semifinale tosta, perché il West Ham, ragazzi, quest'anno è uno squadrone che è molto difficile da affrontare. E riguardo Milan e Roma, ragazzi, ieri è stata una partita. Allora, io mi sono visto lì l'Atalanta ieri sera, quindi Milan-Roma non l'ho guardata, però mi dicono che il Milan ha fatto veramente una partita sottotono. La Roma invece d'altra parte ha fatto una grande partita, dove, da quel che ho letto e sentito, forse lo 0-1 era anche poco per quello che aveva creato e concretizzato. La Roma, ragazzi, cioè, soltanto chi ne capisce poco di calcio poteva pensare che la Roma fosse una squadra scarsa. Era scarsa perché aveva un bollito in panchina, cioè Mourinho, che la rendeva scarsa con la sua mentalità, il suo atteggiamento da preistoria, e questo bisogna dirlo a grande voce. La Roma era scarsa perché Mourinho la rendeva scarsa. Ci hai messo, lo ha esonerato e ci hai messo sulla panchina un allenatore giovane con la mentalità propositiva e che ha delle idee, e la Roma magicamente diventa, cioè non magicamente, cioè torna a essere una squadra forte e importante. E secondo me, ragazzi, la Roma sarà la squadra che alla fine arriverà quinta in campionato e se ne andrà in Champions League. E merito a questo, ragazzi, ormai è praticamente fatta, 99,8% se non sbaglio di probabilità che la quinta andrà in Champions League. E sotto questo aspetto io veramente, da una parte, rosico parecchio, perché quest'anno veramente il Napoli quest'anno, nella peggiore delle ipotesi, se avesse fatto le cose con una logica, sarebbe arrivato quinto e sarebbe andato pure in Champions League. Invece quest'anno
come abbiamo detto più volte, ti sei suicidato in estate e quindi sotto un certo punto di vista il karma è giusto anche che faccia il suo dovere e quindi la quinta andrà in Champions League e non sarà il Napoli. Detto questo, andiamo al succo del video. Ieri sera, nella tarda notte, su Twitter, o almeno io l'ho letto verso mezzanotte più o meno, verso mezzanotte apro Twitter e mi trovo un tweet di Luca Cerchione dove c'è appunto la foto di un volantino che stava circolando per Napoli, e io questo volantino ve lo voglio leggere perché secondo me quello che è successo ieri sera è potenzialmente un episodio che può, diciamo, influire secondo me positivamente sul futuro del Napoli. Allora, il volantino in questione è firmato Curva A e Curva B. Ve lo vado a leggere. Eri simpatico quando scappavi in motorino, ma adesso ti è cascato di mano il tuo filmino. È già qua, cioè... A me il fatto che parlino in rima mi dà un po' fastidio, onestamente, però questi sono gusti. Comunque, si parla di De Laurentiis. Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero. Un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione, solo buffonate. E io fin qui dico, perfetti. Il Napoli è tuo, si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità, e non sarà certo lo scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto. E questa è la parte su De Laurentiis, perché poi qualcuno potrebbe dire è stato un attacco a De Laurentiis. No, attenzione, non si fermano a De Laurentiis, vanno anche alla squadra. Alla squadra cosa dire? Ci è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato. In città siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati. Quando già trascorso maggio siete andati all'arrembaggio di un colore a voi assai caro, il verde scuro del denaro, tradendo un popolo che vi ha osannato abbandonando già la nave con in corso il campionato. Cioè proprio ci sono andati leggeri, eh. E poi in conclusione la stampa. E non ultima la stampa, qualche riga non ci manca, troppe penne prezzolate in tribuna accomodate, asservendo fedelmente come piace al presidente, senza nulla proferire sul problema ormai latente. Un comunicato comunque bello che va giù pesante sia verso De Laurentiis, verso la squadra e verso la stampa, quindi non diciamo lasciano fuori nessuno. E che dire, io dico solo era ora che gli ultras si svegliassero, perché come ben sapete io in passato, diciamo nel recente passato, ho criticato fortemente gli ultras, le curve in generale, perché io da quel quarto di finale in Champions dell'anno scorso in poi ho visto sempre diciamo la tifoseria organizzata come se fosse stata comprata da De Laurentiis, come se De Laurentiis si fosse comprato le curve per tenersele buone, perché è strano che dopo quel quarto di Champions contro il Milan, da quel momento in poi diciamo il tifo organizzato non ha mai detto niente contro De Laurentiis, ha sempre fatto contestazione contro la squadra, anche recentemente, ricordiamo esempio Monza, però verso De Laurentiis zero. Mi fa piacere che gli ultra abbiano finalmente cominciato a contestare anche De Laurentiis, perché ragazzi, mi scoccio di ripetere sempre le stesse cose, però vanno dette. L'origine dei mali, diciamo, di questa stagione arrivano dalla società. L'origine viene dalla società, che ha volontariamente voluto programmare male questa stagione. Perché questo? Perché lo sappiamo, perché De Laurentiis voleva appunto dimostrare che senza Spalletti e Giuntoli poteva fare tranquillamente tutto. Ora bisogna vedere, ragazzi, perché prima ho detto un episodio questo positivo? Perché adesso De Laurentiis ha di nuovo tutti contro. A parte, diciamo, i famosi tutta poster e quella parte della stampa che c'ha i contatti che voi sapete bene, no? Quindi tolti i soliti noti, De Laurentiis adesso ha di nuovo contro tutti. E ragazzi, voglio essere chiaro, De Laurentiis si trova adesso tutti contro per suoi demeriti.
Io quando devo criticare critico, quando devo elogiare elogio, quando devo difendere difendo, quando devo appunto attaccare attacco. Io non ho mai delle antipatie barra simpatie a priori verso nessuno. L'anno scorso De Laurentiis si è meritato gli elogi e quest'estate si è meritato comunque il credito. Le scelte che ha fatto quest'anno purtroppo hanno cancellato questo credito ed adesso è giusto che si ritrovi di nuovo la maggior parte, diciamo, della piazza contro. Non escludo che durante Napoli-Frosinone domenica possa succedere qualcosa. Credo che da questo momento in poi ci saranno contestazioni anche verso De Laurentiis e per me questa cosa è buona perché probabilmente adesso anche, diciamo, se vedi anche gli ultras andargli contro, può essere che finalmente capisce gli errori che ha fatto, può essere che finalmente abbassa un po' la cresta della Laurentiis, se si mette un po' da parte e mette al posto giusto le persone giuste e magari sfrutta questa stagione che sta finendo come appunto una lezione da cui appunto trarre delle cose importanti. Ecco, non so come spiegarvelo bene, però secondo me la contestazione degli ultras sarà quella cosa che farà dire a De Laurentiis: quest'anno ho veramente sbagliato tutto e devo rimettermi in sesto e devo far ricredere tutti quanti. Ecco, io penso che andrà a finire così. Fino ad ora avevi gli ultras tranquilli che stavano dalla tua parte e quindi fino a un certo punto, no? Però quando poi gli ultras si mettono contro è tutta un'altra questione. Quindi la cosa che è successa ieri sera la guardo in maniera positiva e spero veramente che De Laurentiis apra gli occhi, ecco. Quindi ragazzi, detto questo, vi lascio col report allenamento, perché oggi è report, domani è già vigilia di Napoli-Frosinone e sarà una partita, ragazzi, importante perché, come tutte quelle che verranno dopo, perché vi ricordo che c'è sempre un'Europa da conquistare. Abbiamo praticamente Politano che ha svolto l'intera seduta in gruppo, quindi Politano è a disposizione di Napoli-Frosinone, e Olivera ha svolto personalizzato in campo, quindi sta cominciando già a tornare ad allenarsi sul campo. Di certo salterà il Frosinone, può essere che tornerà per l'Empoli per la panchina, non lo so, però la notizia, diciamo, importante è che Politano è tornato in gruppo, quindi tolto Olivera abbiamo tutti a disposizione, a eccezione degli squalificati. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo quello che è successo ieri sera. Siete d'accordo con il comunicato degli ultra? Non siete d'accordo? Ditemi il perché. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi che è totalmente gratis. Attivate la campanella così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Detto questo, noi ci vediamo domani con il prepartita, con la vigilia di Napoli-Frosinone. E sempre e comunque, forza Napoli!